Cari amici, eccoci di nuovo per la seconda pillolina sul nostro venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli. Oggi ho pensato di condividere con voi un aspetto della sua vita che era fondamentale, quello della famiglia. Lui amava la famiglia, era impegnatissimo nel suo lavoro di medico, tanto che Lia, sua moglie, che è ancora vivente, ricorda che per poterlo vedere a volte doveva andare lei per portargli anche solo un panino, perché a volte rimaneva anche 20, 48 ore senza tornare a casa, sempre in sala operatoria. Bene, questo amore per i malati gli veniva perché amava l'uomo. Lui amava l'uomo e perché nell'uomo vedeva Gesù Cristo, quello che in tanti oggi noi vediamo, tanti medici oggi sono stati costretti in qualche modo. E perdonatemi la parola, ma siamo tutti costretti a vedere l'uomo come Cristo, quindi il malato come Cristo. Lui, a proposito dell'amore provato per la moglie, scriveva in una lettera del 31 maggio del 67: penso che questo dono che il Signore ci ha fatto, cioè il loro amore, non deve restare rinchiuso tra noi, ma l'amore che ci unisce dovrebbe come diffondersi da noi a tutti gli altri, alle persone che ci stanno intorno e a quelle che noi non conosciamo nemmeno. Solo così ci vorremmo veramente bene e saremo veramente felici nel Signore. Non dovremo mai rinchiuderci in noi stessi, perché allora ci inaridiremo e così anche il nostro amore. C'è tanta gente che non sa neppure cosa sia la felicità. Noi dovremmo essere sempre pronti a portarne un po', anche a costoro, senza farne elemosina, ma come cosa naturale che ci è data e che noi diamo agli altri. Ecco, questo è l'invito che io faccio a voi quest'oggi. Possa essere questa giornata come l'occasione per poter portare un po' di amore agli altri. Ciao a tutti, alla prossima.